da Berro. E da Franzo! Bene, che è appena passato avanti. Allora, X, come vedete, a parte che sta bacchetta che mi dà fastidio a morte, c'è una croce di terra in mezzo al mare. Sono ancora raffreddato, vi chiedo scusa. In pratica, noi questa croce qua. Di nuovo. Che intro fantastica. Aspetta, dai. No, no, non la rifacciamo, dai, è più bella No, così. no, no. Sottolinea il fatto che Rende gli youtuber sono umani. Ah sì, tra l'altro salutiamo anche Maba. Ciao Maba. Ecco, l'ambito. Ciao raga, ciao, ciao, ciao. c'è anche Maba. Iscrivetevi al canale di Maba, è bello. Allora, Grazie, praticamente, grazie per la pubblicità. insomma, tutto sto casino per dire, ragazzi, abbiamo fatto una croce di terra che è semplicemente un Terra. Sì, è semplicemente terra e ci servirà come base per costruire una grossa circonferenza di terra, anzi un grosso cerchio perché è pieno dentro di terra e l'uso ve lo diremo un'altra volta perché siamo cattivi e vogliamo tenervi sulle spine. Comunque, solo per darvi qualche dato tecnico, Stronzi! Il il raggio di questo cerchio quant'è Pino? diametro. No, no, il raggio di qual È è? il raggio. Il Il conto raggio è poi se lo fanno loro, tipo. esattamente. Il Sì. raggio è 24. 24. Quindi il diametro più il blocchetto centrale è 24 più 24 che fa 48 più questo blocchetto qua che fa 49. Allora, dato che questa croce è una Numero in cosa codice. molto grande, molto complessa da fare, tra l'altro non sappiamo neanche se i calcoli sono giusti, infatti mi sembra così a occhio che un braccio sia leggermente più lungo degli altri, ma magari è solo un effetto ottico. Adesso noi facciamo questo grosso cerchio e dopodiché, quando l'abbiamo completato, vi rifacciamo vedere a opera conclusa a tra poco. Quando ti dà Ace, The Brace. stai registrando? Sto registrando da questo momento solamente per far vedere l'opera finita. Adesso abbiamo messo anche un paio di cubi di erba qui Sorgente e là, d'erba. esattamente, solamente per vederla spawnare. E prima o poi, insomma, questa grossa piattaforma sarà tutta quanta riempita di terra. Adesso praticamente appena avremo messo su qualche cosa, vi sarà chiaro per quale motivo abbiamo fatto sta cosona effettivamente enorme, supera per estensione parecchia roba ed è penso la più grande, Più grande di casa mia. no, è più grande di casa tua, è più grande di casa mia, insomma, è più grande di una, è una struttura artificiale piuttosto grande. Va bene, comunque sia, insomma, presto o tardi vi faremo vedere anche perché abbiamo utilizzato questa cosa, questo cubetto che adesso potrei illuminare con una torcia, ma dato che non ce le ho, mi trovo costretto a illuminarlo con un pezzo di quarzo. È semplicemente tipo il centro dell'intera struttura, quindi questo qua è il pezzo numero 49, diciamo così. L'intera struttura, insomma, è così composta, è completamente circolare, perfettamente circolare, abbiamo tentato di renderla il più regolare possibile e vi aggiorneremo quanto prima sul suo effettivo utilizzo. Bene, quindi alla prossima volta in maniera tale che vi faccio vedere, dato che questi qua sono solamente degli off camera, che cosa ne faremo. Quindi da Berro E da Franzo? è tutto, adios a todos. Ok, hola 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 da Berro. E da Franzo? Allora, a parte il fatto di questa cassa e di questi 12 milioni di hopper, insomma, stiamo producendo una discreta quantità di stall, ma vedrete per che cosa. Qui c'è la macchina del disagio No, che ti prego, ancora sta Max, andando vieni a avanti, vedere questa cosa a ragazzi. casa mia, ti prego. Va bene, arrivo. Ok, adesso proviamo a correre a casa di Pino. Nel frattempo io ho perso tre motori a lava. Se tipo qualcuno, adesso metterò naturalmente l'avviso sul brick quello di latte, con la faccina di un motore, di un magmatic engine molto triste, con scritto se mi hai visto chiama il numero Tizio Caio Sempronio perché Berro ha perso i suoi motori. Chiunque li avesse visti, vi prego, ditemelo perché sono rimasto senza dove caspita sei. Ah, tra Sono dove l'altro c'è negli notare, arboretum. notate qualcosa di strano, notate qualcosa di strano, notate qualcosa di strano. Ok, aspetta, dove devo arrivare? Alla sala macchine o all'arboretum? Dove? L'arboretum quello su due piani.
L'arboretum su due piani, che dovrei essere in zoo 12 fps in questo momento, non mi domandate il perché. Bene, sono Vieni, arrivato. guarda qua, ti prego, la lotta del secolo. Che succede? È un sta andando. Non ci posso credere. È veramente quello che penso? Proprio quello che penso. C'è un cazzo di slime. Aspetta che lo faccio avvicinare, ti prego, è troppo storto. Cosa cazzo significa? Cioè, è un... Aspetta che vengo giù a vedere perché... Dai, non è vero! Ma non gli fa niente! È lo scontro più inutile della storia! Ma cosa gli fa? Gli fa qualche danno almeno, Ma no? no, ma le palle da neve non fa niente. Te lo tiene lontano e basta. Non mi fa male a me se mi picchia. No. Ma questo guarda, guarda con una leva. Non è che ha molta Ok. vita. No, ma dai, l'hai ucciso. Dovevo andare avanti in eterno questa cosa. Qua di solito mi spawnano anche gli slime, quelli giganti, tipo. Sei un bastardo. Ma tra l'altro hai scoperto dov'è che ti viene ciucciata tutta questa energia della. Non ne ho la più vaga idea, mi sa che metterò più energy cell per riuscire a... Va bene, rendetevi conto che tra l'altro dopo tutto il cacaio di energia che è stata spesa, tipo c'è sta roba che è ancora vuota, non si sa dove vada tutta l'energia della terra, tipo probabilmente perché non dovrebbe alimentare tutta sta roba insieme, ma chi se ne frega. Va bene, questo qua era un fuori onda che non so dove metterò a dire il vero. Io in ogni caso, da berro. da pronto. È tutto quanto, adios a todos. Hola, hola, hola da Berro. E da ultra fronzo. Buongiorno a tutti. Allora, piccolo aggiornamento su quanto sta succedendo nel server in questo momento. Noi siamo stati fermi qualcosa come una settimana, Berro? Sì, più o meno, Una roba di questo sicuramente. tipo. Perché? Tipo c'erano problemi con il server che abbiamo deciso di cambiare, se non ho capito male. Ecco, allora, innanzitutto bisogna. Dunque, quindi che cosa. Noi abbiamo fatto praticamente vedere quel piccolo stralcio all'inizio del video, in cui facevamo vedere appunto quella grossa piattaforma di terra. Cosa è successo alla piattaforma di terra? Che però, dato che praticamente il server, quando è stato eliminato, ha avuto dei problemi, abbiamo dovuto cioè, praticamente si è cancellato il backup del server, d'accordo? Esatto. Quindi per cui abbiamo dovuto rifare da zero questa cosa con anche altri materiali che comunque abbiamo fatto esattamente nella stessa posizione, esattamente con la stessa larghezza. Innanzitutto allora se guardiamo la casa di pronto è una gran figata, ma quello che è venuto fuori in questo momento è appunto quella piattaforma lì che adesso stiamo finalmente riuscendo a costruire in maniera sensata, alla quale stiamo cercando di dare una forma. Come vedete, appunto da quel mucchio di terra indefinito con l'erba sopra, l'erba si è diffusa uniformemente ovunque. L'abbiamo ovviamente riempita di torce perché ci sono stati momenti poco felici in cui, oddio, adesso sta laggando Berro perché tipo lo sto vedendo Ti vedo che hai poca connessione. che attraversa tipo la terra. Comunque sia, basicamente abbiamo adesso casa mia non la faccio vedere, la farò vedere probabilmente in un video domani. Che cosa ci sto facendo dentro per il semplice fatto che siamo ancora in ristrutturazione pesante. E comunque sia, niente, adesso praticamente volevo farvi vedere più o meno come eravamo all'interno di questo server, per quanto riguarda questa piattaforma di terra qua. Non vi sveliamo ancora che cosa faremo sopra questa cosa qui. Comunque adesso volevo farvi vedere praticamente visivamente come sta diventando, nel senso che dalla piattaforma di terra di lato, cioè non di lato ma di diametro, ricordiamo quanto ha di diametro? 49, mi 49 viene da ridere per 49. esattamente. Abbiamo appunto diviso in, adesso provo a farla vedere dall'alto in maniera tale che possiate apprezzare quanto sia grande e complessa quest'opera. L'intera opera appunto sta crescendo attraverso questa X che abbiamo fatto per delimitare delle strade principali. E queste torri che stiamo costruendo i quattro punti cardinali, questa qua è la torre est, e stiamo mettendo praticamente delle colonne di supporto. Ora, dato che vogliamo fare le robe un poco realistiche, considerato che qua sotto, cioè, il cubo di terra è
Non il cubo di terra, la piattaforma di terra tipo è un layer. Volevamo fare tipo anche delle, boh, delle cose sotterranee, cose di questo tipo. Comunque, le colonne prima vengono messe su così, come vedete qua, quindi semplicemente gradini, gli stone brick e stone bricks per fare la base, no? Cioè, prima le scale di stone brick e poi questa qua per fare la base. E poi il Esatto. bomberro sta facendo praticamente tutto sto lavoro di rifinitura che ditemi voi se non è una figata. Con le cover tipo come si dice? Come Con si gli dice? strip sono comunque gli Esattamente, angoli. la colonna è fatta così. Niente, comunque sì, adesso noi continueremo praticamente a costruire il muro tutto quanto intorno per dare effettivamente una impressione di completezza. Notate che ogni volta che sorge, cioè che praticamente cala il sole e sorge la luna, noi comunque continuiamo a lavorare instancabilmente giorno e notte. Qui dentro, no, qui dentro, sì, qui dentro abbiamo messo appunto stone e vetri per vedere un attimino di abbellire l'intera storia. Ci risentiamo con un aggiornamento nel momento in cui avremo finito almeno tutta quanta la parte qui intorno di questo, Esatto. di questo piattaformone, d'accordo? Che poi Quindi tra ci l'altro. vediamo tra 5-6 giorni, Sì, tipo, una esatto, cosa una così. cosa di questo tipo. Però voi lo vedrete poi praticamente tutto quanto insieme perché adesso noi diamo una bella tagliata a questo video e vi facciamo vedere semplicemente quando sarà completato il tutto. Quindi adesso vi salutiamo come sempre alla nostra maniera, considerato che null'altro è rimasto da dire, ma ci sentiamo tra pochi secondi per voi quando avremo finito questa cosa. Quindi per ora da Berro Pronto. è tutto. Ah, tra poco. Hola, io sono Berro. E io bottiglia pronto. Ecco. Tipo, mentre parlavamo e mentre lavoravamo si è aggiunto tipo un macello di gente. Adesso vabbè c'è solamente Kimoto, prima c'era anche Maba e siamo arrivati al traffico record di tipo 4 persone che dai tempi d'oro è stato veramente tanto. Allora, bando alle ciance, questo è come è venuto finora il cerchio, che secondo me è una vera figata anche vista da sotto. Comunque ciao. Pratica adesso le migliorie che sono state apportate sono state fatte, vabbè, tutte quante le aperture delle varie torrette. Scale al contrario qui per dare un effetto, non so, di capitello baroccheggiante all'intera storia. Stesso discorso per la base, per l'altezza di queste colonne che è il nostro capitello, con vicino appunto di nuovo delle strip per dare un minimo di profondità. Tra l'altro io, Berro, non penso di aver messo le strip quella là in basso delle varie colonne, quindi non so se ci hai pensato tu. Io in una te l'ho messa, ma quale È avevo in messo? una, sì, Maba, no, no, adesso non mi fare la bestemmia, Maba, contieniti, Non è su TS, te Maba, l'avevo sto detto. registrando, non bestemmia, va bene, ok, prima che entri Maba tipo a tirare porconi, adesso decideremo probabilmente cosa fare, ecco qua per esempio mancano le strip, Maba stiamo recando, ok, fermato in tempo. Qua praticamente mancano le strip, per esempio, che fanno da base, che fanno un'altezza. E comunque, al di là delle stronzate, adesso qua abbiamo finito praticamente sta cosa e adesso vediamo se fare ancora un livello oppure se terminarla qui o che cosa farne, insomma, va bene? Adesso direi che le torri le alziamo comunque. Poi Ah, vediamo. ok. Ah, le torri quelle. Ah, vabbè, sì, per fare diciamo così una punta per darle. Va bene, qui. Oh, è la quinta volta che si mette a piovere nel giro di 10 minuti. Arrivo io piove. Basta, no! Guarda. Ok, questa è la censura. Stavate registrando? Sì, no, assolutamente. Lo sapevamo, cazzo, prima roba che. Vabbè, ok. No, non ci credo. Mamma che arriva con la bocca piena e si mette già a Ma bestemmiare. stavate Nel registrando frattempo sul diamo serio? una bella bordata a Ikimoto che è un mentecatto. Vai, boom. Sì, vai, battaglia. Godless, Ok, cosa bene? mentre Berro Cosa si sta mette in mezzo. succedendo? Che cazzo succede? Berro, non ti Aia, mettere in aia. mezzo. Basta, 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 sono quasi morto. Basta, 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 basta. Ok. Ok, dopo che fulmini Amico, saette. la puttana si sta andando dall'aia. Bene, ok. No! Maba che è Com'è la arrivato con la guerra? sua Quantum, via, missili al Maba. Ok, mentre l'anarchia è totale, direi di cominciare a spegnere qua prima che la situazione degeneri ulteriormente. Dai, riprendiamo quando abbiamo fatto anche gli altri, le torri.
Ma è irraggiungibile nella sua sgravida armor, ma GG. Ok, io qua ho finito tutto quanto. Signori, tra fulmine e saette, gente che si picchia. Dunque, salute Kimoto. Ciao. Ciao Mabba. Ecco, Ciao. davvero? Ciao. E da Fronzo, cazzone, La come Madonna, accenno? lo so, che Tu fai sfaccia. parte dei Verro Fronzo, ma te Buona, c'è un lo casino che non ci capisco niente. dico. Buona, sta scatenando la follia contro di me. Riproviamoci. Ciao Bene, davvero. no, 17 milioni di ascolti, bene. Adios a Perdonami, sì. todos. Hola, sono Raiden e anzi sono Berro. E anche pronto. Ecco, siamo di nuovo online che ci sono tutti quanti, quindi Iki, pff, quegli altri due mentecati di prima, quindi Iki e Mabba che Ciao. potete Oh, what the sentire, fuck che, is this? ecco. Allora, pff, basta. Dunque, stiamo continuando a formare questa cosa qua. Dalle torri siamo andati a fare un altro pezzetto qua sopra. E dato che siamo anche trash e non avevamo bene idea di come personalizzare le cose, abbiamo cominciato a piantare robe a seconda di quello che servirà effettivamente questo posto. Se notate lì abbiamo messo tipo delle fence d'acciaio, dall'altra parte c'erano degli stone wall, ma li abbiamo spostati qui dentro. E quella non so se si nota che sarà praticamente la mia torre. Adesso tipo la sto rimodellando con tutto quello che ha a che fare con la lava. Ci sono i fire basin, ci sono i nether brick, ci sono i basalt, le robe di roba infernale. Ho collaudato queste aluminium torce che sono una gran figata assoluta. E qui c'è Mabba che naturalmente va in giro. Bene, comunque sia, penso che non ci sia nient'altro da dire. Se, cioè, Pino, tu tipo stai effettivamente vedendo qualche cosa oppure... sono dietro di te, non posso Ah, capire. ecco, basta spararvi, Dio Cristo, che ogni volta Figa. devo fare con lo sterrorista. Ah no, questo qua è Pinno. Bene, è in mezzo al Figa, figa. trambusto generale degli ultimi caccia a Madonna, quanto mi lagga. Caccia al Maba, Dio bene. nome. Quando tutto questo è finito, ormai è giunto al termine, non c'è null'altro. No, che cazzo hai fatto, Maba, sopra quel vulcano, ma Dio. No, Ma non l'ho questi fatto qua io, l'ho sono messaggi fatto. diseducativi, porca puttana. Non l'ho. No, ma non l'ho fatto io, No, sei non messo l'ho un fatto nido neanche, però. sembra un tappo di spumante che ha Diciamo sta che qualcosa l'ha pisellanza fatto un nera con tappo sto... di Boh, spumante. vabbè, io volevo fare un video sì, insomma, serio, avete capito. Vabbè, comunque direi che per questo, tra virgolette, video aggiornamento è più che abbastanza. Abbastanza, sì. Esattamente, quando sarà terminato e ci metteremo veramente tanto, vi daremo. Comunque era solamente per dirvi insomma che abbiamo fatto sta opera qua. Potreste anche piantarvela di spaccarvi la faccia a vicenda. Comunque, dato che per adesso appunto ci saluteremo per un po' perché qua i lavori sono veramente in continua evoluzione, ancora non abbiamo capito come riusciremo a fare tutto quanto. Tu sei brutto e non ti voglio, ecco. E basta, insomma, niente. Ecco, le bestemmie. Boh, insomma, ragazzi, null'altro è rimasto da dire. Quindi salutiamo tutte le persone che oggi ci hanno fatto compagnia tra un frizzo, un lazzo e una bestemmia. Quindi per il frizzo e il lazzo salutiamo Iki. Ciao. Per la bestemmia salutiamo Mabba. Ciao. E per tutto il resto da Berro. È da super ultra mega fronzo. È tutto, adios, a